Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tiny A Room Stories Town Mystery. È un gioco che ho deciso di portarvi in blind run, non avendolo provato prima, perché voglio valutarlo così, a freddo, insieme a voi. È un gioco che costa 8,19 € su Steam, prezzo pieno, poi lo si trova scontato come lancio a 7 euro e qualcosa, insomma, però calcolato un 8,20 € circa al rilascio. È un gioco che non ha ancora molte recensioni su Steam, ma mi è sembrato carino, che comunque questo incarna molte, diciamo, idee indie, insomma, anche un pochino forse anche mobile, però insomma andiamo a vedere. Che cosa è successo? Il Town Mystery ce lo spiega subito. Sei un investigatore privato, dopo aver ricevuto una lettera da tuo padre in cui ti chiedeva di venire urgentemente, sei andato a una città lì vicino. Cosa gli era potuto succedere? Traduzione, vediamo un po' così. Si è scoperto che la strada per la città era bloccata da una barriera di controllo del traffico. Ok, clicco per continuare. E qua dobbiamo andare a risolvere i vari enigmi schema per schema. Clicca con il tasto sinistro sulla finestra. Sembra che dentro non ci sia nessuno. Devo entrare in qualche modo. Scorrere verso sinistra o destra tenendo premuto il tasto sinistro del mouse per ruotare la visuale. Abbiamo una porta. La porta è chiusa con un lucchetto, bisogna trovare qualcosa per aprirla. Ok, abbiamo un tubo. Ok, abbiamo preso il tubo, seleziono l'articolo, seleziono la porta. Sembra uno di quei classici giochi che pubblicizzano in Facebook e alla fine sono delle lamerate colossali. Quindi, vabbè, entriamo. Puoi ruotare la posizione scorrendo usando ID. Ah, ok, mi è molto più comodo questa cosa. Molto interessante. Bello il fatto che si creino così. Vediamo che cosa c'è. È vuoto. Ok, qua c'è un altro armadietto. C'è una cassetta degli attrezzi. Prendiamo una cesoia. Uno degli utensili, insomma. Non c'è più niente di utile. Ok. C'è della carta igienica che non ce ne frega niente. C'è una scala che magari possiamo. C'è un lucchetto. Con una combinazione. Niente, temporeggiamo ancora un attimino e vediamo se troviamo qualcosa di utile nella stanza. Vediamo se c'è un computer. Sembra che non ci sia potenza. È un puzzle che tira l'altro. Note da fare, un fascicolo. C'è un foglietto. Mostra gli elementi che si possono osservare. Ok. Password. Questo. Sarà da capire. Non lo so, ci pensiamo magari tra un attimo. Vediamo un attimo se c'è dell'altro. Il cestino non nasconde nulla. Continuiamo a osservare. Vediamo, qua c'è un quadro elettrico che è rotto. Il classico fusibile è rotto. Lo spengo. Prendo la cesoia, taglio. Ok, li ho riuniti. Così va meglio. Accendo, perfetto. Ora abbiamo acceso il computer. Ok, abbiamo fatto bene ad attendere. La password. Allora, vediamo un po' cosa dice. Questo. Allora, quindi. Vediamo questo. 1. 3. 1, 3. Boh, no, ma non c'entra nulla. 4, 2, no. Non siamo assolutamente sulla strada giusta. Però, vabbè, ci diamo un'occhiata ancora in giro. Perché secondo me c'è anche dell'altro. C'è qualcosa forse nei cassetti. Una chiave, interessante. Carta igienica. Qui, questo qui dove andare solo in bagno. E vabbè, abbiamo trovato pillole. Abbiamo trovato altri fascicoli con niente di interessante. Nel microonde non c'è nulla. Ok, andiamo verso l'esterno e vediamo se troviamo qualcos'altro. C'è un pannello solare. E sì, dobbiamo andarci sopra. Sì, in effetti. Vediamo se la mia macchina, qua non c'è niente. Credo che abbiamo esplorato più o meno tutto, credo. Non vedo altro di interessante da vedere. Quindi potremmo provare a. Non lo so, onestamente sono già bloccato, ma è veramente intrigante come cosa c'è una telecamera. Perfetto, niente, proviamo a entrare e vedere. Cercherò di spoilerarvi il meno possibile perché comunque è un gioco che comunque bisogna un pochino godersi. Allora, vediamo un po'. Quindi dice questo 1,
Poi questo è il terzo, ok? Poi questo, poi questo e poi questo. E poi usiamo la chiave. No, no, no. No, mannaggia. No, non è 2222, non è il coso giusto. Vediamo un attimo. Password. Questo. No. Perché alla fine era tutto sull'1, quindi dobbiamo provare o sullo 0. Non lo so, adesso ci devo un attimino pensare, vedere un attimo se trovo dell'altro, perché c'è anche una password qua con un numero, ma non vedo scritto nulla, mannaggia, come codice. Abbiamo un aiuto. Vuoi guardare questo episodio? Sì, così capiamo. In realtà ci apre un video che ci spiega un attimino come fare e ci guida, insomma, quindi non lo so, sarà da capire. Però secondo me la cosa è molto più semplice di quella che sembra, perché forse dovremmo dare un'occhiata meglio a quello che c'è intorno. Comunque c'è un video YouTube che vi spiega un attimino. Cambiala appena accedi. Ah, ok, 1 2 1 3 4. Allora, vediamo 2 1 3 4. No, la persona l'hanno già cambiata. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No. No, ok. Allora, quindi praticamente dice che il 2 va al posto del 3. 2 al posto del 3. Il 3 al posto del 4. Mannaggia, me lo devo scrivere, mannaggia. Perché se no non ce la faccio. Allora, vediamo un attimo, perché mi sta intrippando sta cosa. Allora, 2, 1, 3, 4, lo faccio qua insieme a voi. Allora, il 2 si sposta lì. Il 3 va di là di 1. Il 4 passa qui. E l'1 passa lì. Quindi sarebbe 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Ok, fantastico, abbiamo aperto anche questa cosa. Molto bene. Allora, vediamo. Da Mr. Hertz ha detto sicurezza: tutti gli ingressi devono essere chiusi per tutta la durata degli esperimenti. Nessuno deve entrare o uscire da Redcliffe. Qua abbiamo un gioco, qua abbiamo Instagram, che praticamente apre l'Instagram del gioco. Spettacolo. Internet, non c'è rete, Twitter, e apre il Twitter del gioco. Ovviamente mi si stanno aprendo una serie di cose, anche il Facebook del gioco, mannaggia, mi si stanno aprendo un sacco di finestre sotto. E niente, si va di qua, vediamo. Allora c'è questo per scrivere parola d'ordine per la serratura 3569, ok. Qua abbiamo il vuoto e qua abbiamo la possibilità di aprire. La sbarra non è collegata. Ok, allora ripassiamo nuovamente 3569. Perfetto, 3569. Quindi facciamo il giro, andiamo sulla scala e vediamo. Allora, 3, 5, 6, 9. Perfetto. Lucchetto aperto, usciamo e dobbiamo connettere i pannelli solari. No, non voglio andare su. Ok, fammi salire sul tetto. Fammi ruotare la visuale, così vediamo se c'è qualcosa che manca. Ok, è chiuso, è chiuso. Ok, qua usiamo la chiave. E apriamo. E adesso probabilmente dovremmo ricollegare questo lì. Molto bene. E qua siano tutti a posto. Quindi adesso in teoria dovrebbe funzionare tutto, no? Non c'è nulla da attivare, quindi in teoria dovrebbe funzionare. Quindi se tornassimo al computer, la sbarra funzionerebbe, infatti. E ora di andare alla macchina. Perfetto, usciamo. La barriera è alzata, torna alla macchina per completare il livello. Ma è bellissimo, cioè è bellissimo. Ok, I know Kung Fu. Ho sbloccato l'obiettivo. L'ingresso alla città è stato bloccato. Cosa sta succedendo? Vabbè. E abbiamo l'episodio 1, quindi abbiamo finito il prologo e si va avanti. E andiamo
Allora, guidando attraverso la città non hai incontrato neanche una persona. La città sembra vuota, anche la casa dove ti hanno chiesto di venire. Scala, ok, quindi immagino che la porta sia chiusa, c'è un qualcosa sul tetto, quindi prendiamo la scala e la mettiamo lì, andiamo su e prendiamo la cassetta delle lettere, che all'interno nasconde una chiave. Ma a questo punto possiamo entrare anche da qui, no? Quindi la casa di nostro padre è completamente chiusa, non si può girare dietro la casa, vediamo nella spazzatura se c'è qualcosa, non sono un procione, sono pienamente d'accordo con te. Usiamo la chiave sulla porta e apriamo la casa. Diventa fighissimo perché ci sono tutte le pareti. Allora, lui non c'è. La città era chiusa. Abbiamo trovato un libro. Sedie, divano. Sembra che ci sia qualcosa dietro il divano. Un foglio. Sembra che ci sia qualcosa per tagliare questa toppa. Ok, diamo un'occhiata allora alle tende. Vediamo nei cassetti se c'è qualcosa per tagliare. Lì c'è una chiave, la prendiamo. Libro, libro, libro. E qua cosa c'è? Ok, una combinazione. Che sembra una cosa di fornelli, però. Vabbè, quindi lì c'è una toppa da tagliare. Il quadro non ha niente all'interno, qua abbiamo già guardato, c'è una porta che è chiusa, c'è una porta che è chiusa, però la chiave rossa mi fa pensare alla serratura rossa, infatti abbiamo aperto e passiamo nella camera. Nella camera diamo subito un'occhiata al comodino, un cacciavite e basta. Un cacciavite in camera è sempre utile. Abbiamo trovato un altro libro, la luce non funziona, ma in realtà è accesa. Usiamo il cacciavite qua. Uno. E togliamo la lampadina. No, togliamo la lampadina. Vabbè. Ma ho perso praticamente il cacciavite. Ma non so perché ho spento la luce, ma se ci sia una logica in tutto questo, ho trovato un altro libro. Panni sporchi. Ah, ok. Un altro libro. Un telecomando. Come ho detto, nel comodino non c'era nulla. Apriamo le tende. Qua c'è qualcos'altro. Usiamo il telecomando sulla TV. Però non so. Nessun movimento, nessun movimento. Allora, un momento. Ci sono libri. Tre libri rossi. Però vedete che ci sono anche tutti questi cosi da. Vedete qua quattro libri. Quindi questi li mettiamo uno qua, mentre i quattro libri, i tre libri li mettiamo qua. Uno, due, tre. Ok, dobbiamo trovarne. Ne mancano tre ancora. Quindi cerchiamo se ci sono dei libri in giro che potrebbero essere molto utili. Allora vediamo. Probabilmente non li abbiamo presi, infatti. Un libro era lì. Non c'è più niente qua, credo. Beh, diamo un'occhiata anche all'ultimo cassetto che non si sa mai. Ok, ci sono delle magliette, pila di vestiti. No, ok, non c'è più nulla. Qua non ho niente per tagliare. Andiamo nell'altra stanza. C'erano libri anche qui. No, perché li abbiamo presi tutti. Vediamo se non c'è qualcosa dietro. Qui c'è, sembra esserci qualcosa, ma è forse un glitch grafico, insomma, non lo so. Il tappeto non è niente. Andiamo via. Allora, vediamo intanto se dietro il quadro c'è qualcosa. Perché comunque. No, qua giù c'era la chiave, qua ci sono dei fiori. Niente, tutto vuoto. Tutto vuoto, non stiamo più trovando nulla. C'è sempre questa combinazione che non sappiamo che serva. Il telecomando è servito, ma a cosa? Il telecomando era servito ad accendere la TV, ma la TV non dà nulla, non dà segni di vita. Dovremmo provare a mettere dei canali, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, invio, ma niente. 9, 1, 1. No, vabbè. Allora, niente.
niente, non c'è assolutissimamente niente qua. Non c'è più niente da fare. Sotto il cuscino non c'è nulla. E andiamo a mettere a posto sto libro. Ne mancano comunque ancora due. Ok. Libri sulla fisica, libri sulla matematica. Mannaggia, fuori casa c'è qualcosa che possiamo vedere? C'era la parabola da girare. Ok, vediamo se adesso è cambiato qualcosa. Ah, si è aperta la cucina? E ma era sempre stata aperta la cucina. Mannaggia. Scusate, eh. No, è un po' il limite di queste visuali qua. Che non. Mi sono perso completamente una stanza. Quindi niente, andiamo a vedere. Sempre che mi ricordi. Ok, la cucina è qua. Il libro che mi manca è qui. Possiamo andare ad aprire altre ante. Intanto lui comunque descrive tutto quello che vede. Qua c'è. Chiudi, chiudi, chiudi. Lui sembra non esserci da molto tempo, perché come potete vedere prendo un coltello. Ok, così tagliamo la toppa, vediamo salsicce, pizza, lattine, prendo una lattina, prendo un sacco di lattine. Me le sono bevute tutte, c'è un portatile. Un portatile con gli stessi codici scritti il comò in camera, va bene. Posso spostare le sedie, vediamo se c'è qualcosa sulle pareti. C'è il frutto marcio. No, ma io non volevo uscire, mannaggia te. Volevo dare un'occhiata ancora se c'è qualcosa qua sotto. Se io dessi. Ok, questo è un altro enigma. Quaderno. Ok, allora. Non ho trovato altri libri, cosa che speravo di trovare. Niente, tanto qua non c'è più nessuno, possiamo lasciargli aperto tutto. La luce funziona? Sì. Però in questo caso, vabbè, è meglio chiudere l'acqua che non vorrei mai. La pentola non c'è nulla. Niente, direi che possiamo andare a dare un'occhiata altrove e vedere quell'appunto che avevamo trovato riguardo la porta rossa, quella per la camera, e vedere se dentro qui c'è qualcosa. Allora, intanto qua sotto non c'è nulla, pila di vestiti, quindi niente. Volevo dare un'occhiata appunto a sta cosa qui, sto codice qui, vediamo un attimo. Pausa, Z e più. Pausa. Z. E più. Cerchio. Triangolo. E quadrato. Credo. No. No, 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 no. Non troviamo nulla. Non c'è assolutamente niente. Non so questa cosa per cui ho tolto la lampadina. Onestamente, non so perché mi ha fatto togliere la lampadina, ma. Però vabbè, adesso ne approfittiamo per tornare indietro e andare nel divano e vedere che cosa c'è dietro usando approssimativamente il coltello qui. E dentro c'è un libro rosso. Ok, quindi diamo un'occhiata di nuovo alla libreria, che tutto alla fine adesso torna perché. Qua depositiamo il libro blu e il libro verde, scusate, e qua depositiamo il libro rosso, quindi in teoria finiamo tutto. Ok, una volta completata questa, che cosa cambia? Niente, non è successo niente. Niente di niente è successo. Sarà un minigioco anche qui, immagino. Cioè, io lo trovo assolutamente geniale, sto. Probabilmente, boh, o dobbiamo fare dei simboli con questi cosi. È possibile che si debba fare dei simboli per
Però non penso, no. Non lo so. Ragazzi, io mi informerò. Voglio lasciarvi un pochino così col dubbio perché questo me lo voglio giocare, non voglio comunque bruciarvelo. È un gioco che secondo me vale quello che costa, anzi è un affare, perché comunque è realizzato veramente bene e mi sta piacendo tanto, un po' come giocare a The Room, ma con più quel coso intrigante del cosa c'è dietro la porta, cosa devo fare, cosa devo combinare. Ed è uno come quei giochi mobile che pubblicizzano di continuo, ma che comunque senza trucco, senza inganno, senza pubblicità, 8,19 euro ve lo prendete, ve lo giocate. Non so dirvi però purtroppo quante ore duri. Ovviamente se non andate a guardare su internet può durarvi comunque diverse ore. Ed è un po' diverso, meno banale degli Hidden Object. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!